Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Siamo qui su Tomb Raider 1.3 Remastered. Sono davvero contento che abbiano rispolverato questi primi tre capitoli di Tomb Raider, che è una serie che ha fatto la storia, ecco. E anche Tomb Raider moderni sono molto belli, ben fatti, con una bella storia, eccetera. Però i primi tre capitoli, ragazzi, sono indimenticabili. Io all'epoca li giocai un po' così, senza mai finirli, anche perché non ero neanche capace. Chissà se ora sarò in grado di finire almeno il primo Tomb Raider. Ovviamente poi con calma li giocheremo tutti. Con la freccina possiamo skippare e passare a Tomb Raider 2 e poi Tomb Raider 3. Noi iniziamo subito con il primo capitolo. I tasti erano un po' legnosetti e anche la telecamera faceva i capricci parecchio, quindi la giocabilità faceva un po' incazzare, ecco. Però hanno apportato qualche modifica nei comandi, ci sono i comandi moderni ora. Ho dato una controllatina per capire un po' quali sono. Però il gioco non l'ho ancora avviato, ragazzi, quindi lo avviamo ora insieme. Andiamo su, c'è la casa di Lara, gioco, nuovo gioco, partiamo. What's a man got to do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is, it ain't me that wants you. Oh? No, Miss Jacqueline Natla does, from Natla Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. Seal it, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Lara. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru. Vast mountain ranges to cover. Sheer walls of ice. Rocky crags. Savage winds. And there's this little trinket. An age-old artifact of mystical power is buried in the unfound tomb of Qualapec. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow? Thank you.
con quale figaggine e cazzottaggine, ragazzi, e si inizia alla grande. Beh, oddio, mo' da vedere. Quali sono? Allora, i tasti. Ok, così spariamo, bene. Capriola. Perfetto. Così saltiamo. Vabbè. Iniziamo. Ci saranno dei luppacchiotti ad attenderci. Oh merda, le frecce. Non ricordo un cazzo, ragazzi, eh. Non ricordo praticamente niente. Come se non l'avessi mai giocato, a dire la verità. Ovviamente cercherò di fare del mio meglio, provando a recuperare tutto il possibile, esplorando per bene ogni pertugio. Questo lo sapevo. Ok. Aia, non dimentichiamoci di salvare, perché non credo che ci siano checkpoint, non c'erano all'epoca e probabilmente non li avranno inseriti manco in questa remastered. Aspetta. Ok. Ma forse l'audio è un po' bassino? Non lo so. Dunque... scendiamo qua, sì. Però comunque è meno spigolosa l'area, ragazzi. È meno spigolosa. Ha sempre due belle bocce e un bel di dietro. Però sono meno spigolosi. No, è stato un colpo. Però quanto era figo, dai. A parte la legnosità dei movimenti, la telecamera che ogni tanto se ne va un po' per conto suo, ma quanto era figo, ragazzi. Tizio. Se riusciamo a seccarli da qua sopra. Ok. Aspetta. Perfetto. Insomma, mi converrà buttarmi di sotto? Ci buttiamo di sotto, ragazzi, o proviamo a passare per di qua? Merda, sono fatto una bella stronzata. Aia. Aia, porca miseria. E muori. Cioè, a volte basta un colpo, altre volte non
non ci basta un caricatore. Ah, abbiamo fatto il giro. Che roba è questa? Uno scheletro mummificato? Di quelli inquietantissimi. Riesco a salire tipo... qua? Dai là, ragazzo! Ah no, forse da qui. Forse da qui ce la facciamo. Aspetta. Ok. No, la telecamera, cazzarola! Ma perché? Ok. Iniziano i problemi, siamo solo all'inizio. Ma sto tornando indietro? Boh. Ah, no, sto andando giusto. Allora, ho visto qualcosa là, imboscato. Ho sentito... ma così poca salute abbiamo, porca. Sono finiti? Non credo. Questo sound mi fa capire che non siamo ancora al sicuro. Beh, non vedo nessun altro. Forse sono finiti, ragazzi. Però Lara, ogni volta vai a sbattere contro le pareti, ti compenetri. Scusa, Attiva sta cacchio di cosa, questa manovella, questa lab. Ok, perfetto. Vabbè, non... dovevi saltare. No, Che cazzo stai facendo, Lara? Porca di quella miseria. Si richiude sto cazzo di coso se non salti. Guarda te, ma porca troia, mo salti! Niente. Ma non salta, ragazzi, non torna a saltare. Che palle. Allora, vai, passa da qua e buonanotte, dai. Che cacchio fai? Dai! Prima che si richiuda! Mica a filo, Cadiser! Attenzione! Dove sto? Ho visto qualcosa di sbrilluccicante dall'altro lato, se riusciamo ad arrivarci. Thank you.
Va bene uguale, va bene uguale. Via. Ha già fatto? Segreti scoperti 1 di 3, ma a cagare. Oggetti raccolti 5 di 7. Vabbè ragazzi, uccisioni 13. Vabbè ragazzi, dai, è andata. Il primo livello è andato, la cava. Io direi di salvare, assolutamente. Ci facciamo anche questo livellino. Andiamo, proseguiamo ragazzi. Stavo pensando di fare un... Aia. Ok. Sono in tanti. Aia, orca miseria. Stavo pensando di fare un livello a episodio, però... Visto che... Siamo appena all'inizio... Potremmo anche farne un altro. Va bene uguale, va bene così, dai. Che c'è acqua qua, sì. Ti ho sentito, dove stai? Ah, ecco. Ci serve una chiave. Ci serve una chiave, ragazzi. Cerchiamo di capire dove si trova la chiave. Questo è un fottuto labirinto. Questo posto. Oh, oh. Sei fuori. Guarda, non creparmi ora, Lara, eh. Non vorrei usare un kit, però forse ci conviene usarlo lo stesso. Ci buttiamo qua sotto? Non so quali sono i tasti per nuotare, quindi io... Ragazzi, uso un kit piccolo. Ah. E torno anche a salvare perché non voglio rifarmi l'inizio. Ma non possiamo salvare di nuovo, ragazzi? Invece carica partita. Ma che cazzo? Ma veramente? No, dove vai? No, sali Lara. Sali. Ok. Dove cacchio siamo finiti? Scusate, ma... Questo è un passaggio sicuro. C'è un'altra strada? Per di qua?
qui c'è una leva. Ok. Altro medikit. È pieno di medikit, per nostra fortuna, però non stiamo trovando tipo tesori. Perché l'avevi chiuso, scusa, ma che cazzo? Vai. Ah, ok, abbiamo aperto il passaggio, ci ricolleghiamo all'ingresso, però qua c'è altro. Non per sapere. C'è un'altra leva, attenzione. Ah, ok, abbiamo aperto quel passaggio. Bene, bene, bene. Beh, si vedeva, si vedeva. Però prendi un po' di ossigeno, Lara. Prendi un po' di ossigeno subito. Ce li tuffiamo. Ma cacchio, veramente non possiamo salvare quando vogliamo? Nel senso, ok, non ci sono i checkpoint, ma i salvataggi manuali, perlomeno, pensavo ci fossero. Invece non ci sono, o mi sbaglio, ragazzi? Non lo so, Ah, ah, ok, cosa? Che cacchio? Ah, sono munizioni, sono munizioni. Medikit e munizioni. Quindi ora? Però ci manca sempre la chiave. Perché da qui torniamo alla piscina centrale. Piscina, chiamiamola piscina. E va bene. Gli abbiamo aperto il passaggio. C'è qualcos'altro qua che ci siamo lasciati indietro. Ah, c'è una leva qui. Aspettate. Fatemi dare anche un'occhiata qua, ragazzi. Non sa mai se Lara riesce a salire. No, aspetta. Che di quelle tre oie? Aspetta, Lara. Ce la fai? Ok. Ne è valsa la pena? Beh, c'è un medikit anche qui. Piglia, piglia. Bene. La leva dove stava? L'ho vista, Eccola lì. Cazzo. Ok. È cascato tutto. Questo lo possiamo spostare, giusto? Sì.
Spero sia qui la chiave perché altrimenti non saprei dove trovarla, dove cercarla. Datemi la chiave, please. Qui c'è un altro tesoro. Eccola qui la chiave, grande. Piglia la chiave, Lara. Con il teschio. Qua sopra. Oh, pistrelli. Aspetta. Ma qua sopra. Beh, noi siamo saliti da là. Dovremmo risalire, però. Secondo me sì, forse dobbiamo spingerlo fin là, ragazzi. Ma ci arriviamo? Io non credo di arrivarci, Scusate, ma... Ah, no, aspetta, ma a meno che non devo spingere... Ah, no, scusate, forse devo salire da qua. No, è troppo in alto qui. Non ci arriveremo mai. Ma mai nella vita. Spingi, Lara. Lo so, è pesantissimo, però... Fatti forza. Sì, mi sa che dobbiamo spingerlo là in fondo. Con quale pesantezza? Madonna. Ultimo sforzo, Lara, dai, che ce la facciamo. Dove siete? La ra, ok. Molto ci voleva. Allora, abbiamo la chiave. Ma che fatica, siamo solo al secondo livello. Dove cacchizzarola l'ho vista la porta? Stava qua nei dintorni, Ah, ok, sta qua. Minchia, ho dovuto rifarmi tutto il giro, ragazzi, ve lo giuro. Vai, usa. Ah, oh. Che cazzo? Vaffanculo. Attenzione. Aia, merda. No, vabbè, curiamoci, ragazzi. Lo sapevo. Visto. Anche a te, ti ho visto, Ma c'è un altro lì addormentato. Un altro. Quanti cacchio sono? Ok. Mi devo tuffare in acqua? Non credo. Oh cazzo, sì. Che miseria, Lara, non fare ste stronzate, ti prego.
Vai e vai, così grande. Ella. L'ho sentito il pipistrello, ma lasciamolo stare. Dove sta? Ecco. Ok, ci ha aperto il passaggio. Ma sono cartucce? Sì. Occhio. Presumo di dover aprire anche quello centrale per uscire da questo posto. No! Affanculo, cazzo! Ok. Va bene così. Va bene così. Sali, Lara, sali. Siamo giusti? Penso di sì. Sì, sì, sì. Ok, ok, ok. Oh, è l'uscita? Speriamo. Allora, cazzo. Attenta a Lara. Merda. Dove? No, c'è un orso qua. E muori, madonna. E che cos'è? Idrodoro. Ah, ci serviva anche questo? Meno male che l'abbiamo beccato, ragazzi. Sì, però la porta... cioè, il qualcosa è chiuso. Questo? Ah, questo ha fermato il trappolone, ok. Mi dovrò lanciare dall'altro lato? Con questa cazzo di telecamera di merda. Ecco, vedete quello che dicevo, ragazzi. Ma senz'altro lo sapete meglio di me. Queste telecamere del cazzo così. Ma qui ci siamo passati? Beh.
Ah, abbiamo fatto il giro, ok. Oh, è grazie al cielo. Meno male. Ci stavo prendendo le speranze. Vai, vai, tuffati, Lara. Ma che cazzo, siamo tornati indietro? Ma che cazzo? Scusate, ho sbagliato strada. È qua l'uscita. Zitti, zitti. Sì. Madonna. Ci ho messo un quarto d'ora, sì, ma al secondo tentativo, ragazzi. Al secondo tentativo. Segreti scoperti 3 di 3, oggetti raccolti 12 di 13. Ma porca puttana, ce ne siamo pressi uno. Va bene uguale. E qui direi di salutarci per questo primo episodio di Tomb Raider Remastered. Possiamo salvare, ti prego di grazia. Ma perché non posso salvare? Carica partita. Ah, salva partita. Sono un coglione. Vi giuro che sono un coglione. Salva partita, carica partita. Ma vai a cagare. Salva partita. Madonna, mi sono rifatto tutto il livello da capo, ragazzi. Perché ero convinto che non si poteva salvare in qualsiasi momento manualmente. Vabbè, comunque, ora lo sappiamo. Ora lo so. Almeno io lo so. Qui ci fermiamo. Anche l'area è un po' stanca. Si vede. Si vede da... Dei suoi occhi. Ragazzi, voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.